Ciao ragazzi, come state? Oggi apriamo un altro bellissimo calendario dell'avvento. Si tratta del calendario dell'avvento della Funko dei Pocket Pop, appunto brandato Disney. E credo che troveremo tutti i personaggi Disney, non si sa quali, a parte questi quattro che potete vedere, quindi Topolino, Pluto, Minnie e Paperino, perché anche dall'altro lato ci sono solo loro, quindi non ho idea di chi potrebbe esserci. Penso Pippo, penso Paperina, ma altri non mi vengono in mente, perché comunque devono essere 24, quindi non vedo l'ora. In teoria immagino che siano dei classici Disney, quindi non lo so. Potrei dire nomi come Clarabella oppure qui qua qua. Non lo so, perciò ragazzi andiamo ad aprirlo. Allora, innanzitutto vi dico che questo l'ho acquistato sul sito EMP, era in promozione, più avevo anche un buono da 10 euro, quindi l'ho pagato 34 euro, e mi sembra un prezzo ottimo per appunto i Funko e la Disney, perciò non vedo l'ora. C'è anche un altro calendario che mi piace, è quello appunto della Marvel, ma sì, se non scende di prezzo non lo prendo, perché questi costano di base intorno ai 60 euro, quindi sì, non sono regalati diciamo, però si tratta comunque di Funko. Allora si apre, vedete qui ha questo in velcro, insomma l'adesivo in velcro, e troviamo la base con questo sfondo bellissimo di fiocchi di neve, e poi vi faccio vedere, alziamo la videocamera, abbiamo tutte le caselline dall'1 al 24, tra l'altro anche in ordine. Eccolo qua, così riusciamo a vedere man mano che le apro, e non vedo l'ora, sono super emozionata ragazzi. Gli altri anni mi sono sempre piaciuti, se vi siete persi i video vi consiglio di andare a vederli. Ho aperto quello Funko Marvel 80, quindi quello dedicato agli 80 anni, ho aperto i due della Disney, sia sì, del 2000 e mi pare 2020-2021, mi pare, e poi cos'altro ho aperto? Non so, so che adesso devo metterli tutti in una teca, ho deciso, perché insomma tenerli, ce li ho ancora tutti dentro alle scatole, perciò direi di metterli in una teca ed esporli. Ok, bando alle ciance, andiamo ad aprire. Uno! Ok. Che emozione! Allora, sacchettino azzurro. Non c'è l'apertura facilitata, infatti mi ricordavo. E abbiamo appunto Topolino. Che carino. No vabbè, è super carino. Troppo bello. Che ha i pattini. Quindi lo metto giù, spero che stia anche, perché vedete che sta un po' in bilico. Allora vi tengo così, una via di mezzo, così vedete sia quelli che metto qua che quelli che apro. Poi abbiamo il 2, che è in una confezione diversa. No, vabbè, usiamo sempre. No, si apre. Pluto, che dico? Pippo! Pippo però in versione classica, non è in versione natalizia. E questo è un po' strano, quindi o hanno messo alcuni personaggi che hanno creato in versione appunto Funko, classica, dimensione normale, li hanno messi in versione appunto natalizia. Oddio, che belli. Quelli che hanno creato così, mentre gli altri sono in versione normale. Quindi vediamo il 3.
c'è Tigro! Quindi c'è anche la banda di Winnie the Pooh. Che carino! Allora, a me tanto Winnie the Pooh non mi fa proprio impazzire, però trovo che comunque da collezione ci sta. Andiamo al 4. Abbiamo un sacchettino di quelli normali, quindi presumo che non ci sia qualcuno vestito a Natale, sia Natale. Ah, abbiamo Topolino, un altro Topolino, senza base, quindi spero che stia in piedi decentemente. Topolino che non è il classico, i classici pantaloncini, perché i pantaloncini finiscono qua, non lo so. Deve essere un... Io spero di no, perché sennò sarebbe un po' una delusione se ci fossero, diciamo, dei vari anni, Topolini dei vari anni, che non mi ispirano più di tanto. Andiamo al 5, e il 5 è svenuto. Spero che sia questo e non sia l'11. Allora, vediamo. Quindi questo uno normale. Ah no, non è normale. C'è un berretto di Babbo Natale. Oh my god, Winnie the Pooh, hee-haw. Dear Santa, I've been good, better than most, not as bad as some. Quindi vi dice, caro Babbo Natale, sono stato bravo, meglio che la maggior parte, quindi non male come alcuni, insomma, ha cambiato e è adorabile. È bellissimo, super cute. Ok, andiamo al 6, quindi o al 6 ne ha 2 e ho sbagliato alla grande, infatti ho sbagliato, era l'11, quindi questo qua ragazzi lo tengo in parte. Allora, vediamo chi troviamo qua. Pluto, che bello. No, vabbè, è super bellissimo. Top, veramente top. Allora, aspettate un attimo, voglio dividerli. Mettiamo Winnie the Pooh da questa parte. Poi mettiamo personaggi classici natalizi e personaggi classici non natalizi. Che carini! Ok, allora andiamo al 7. Cos'è? Ha una forma strana. Oh no, vabbè. Topolino pan di zenzero. Ok. È un po' strano. Non mi fa impazzire, devo essere sincera, anche perché qua per fargli il naso sembra che invece sia la faccia triste. Non sembra anche a voi? Ok, Topolino pan di zenzero. Un po' fatica a stare in piedi. Andiamo all'8. Abbiamo un altro Pluto. Cucciolo! Un Pluto normale, cucciolissimo. Ha un po' l'occhio rovinato. Che carino. Poi così piccoli sono adorabili, ma veramente sono adorabili. Super cute. 9. Abbiamo Minnie, carina, carina, sì. Mettiamola vicino a Topolino Natale. Questi con che non hanno il piedistallo un po' mi spaventa, ecco, infatti lei non la vedo molto stabile, infatti penso che con la teca l'incollerò con la colla caldo, perché se no se ribaltano. No. Minnie non vuole stare in piedi, è stanca, perciò la metto distesa. 10. Questo è, aspettate, questo dovrebbe essere Chip, se non sbaglio, che ogni tanto li confondo, perché Chip dovrebbe essere quello magro e Chop quello grosso. Comunque Chip con una ghianda in mano, vedete? Ed è la versione classic, perciò la mettiamo qua. Certo che è strano vedere Pluto e Chip
stessa dimensione. L'11 è quello che prima appunto non c'era, perciò vado ad aprire questo. E abbiamo... oh! Un'altra mini versione Natale. Che trovo molto più carina. Infatti prima la guardavo, ma non mi sembrava lei. Questa è che canta e questa è che, non so, magari in casa per festeggiare il Natale. Vediamo se lei sta in piedi. Sì, circa meno quasi, grazie alla coda, anche se non è del tutto convinta. Per il momento sta. 12. Siamo già a metà calendario e iniziano a cadere i primi personaggi. Voglio vedere Paperino e Paperina io. Ecco, Paperino, versione classic, quindi non natalizio. Carino, mi piace il fatto che non l'abbiano messo nella sua solita faccia da arrabbiato, quindi lo trovo molto più carino. Tendenzialmente tendono a fare sempre quella faccia. Assomiglia tantissimo a Donald... come si chiama quel film dove c'è il papero? Donald mi pare, non mi ricordo più, assomiglia un po' a lui. 13. No, si è rotto e sono caduti. E vai, faccio... no, vabbè, ma... questo sarà il 14. E questo è il 13. Topolino! E questo è il topolino versione casalinga, natalizia, ecco, insieme a Minnie. E Topolino sta in piedi e Minnie non sta in piedi. Vabbè. Mettiamoli sempre qua. Boh, tanto cascheranno. Vabbè. Minnie non ne vuole sapere, d'altronde i tacchi e quindi è stanca. Il 14 è questo che ho messo in parte. E abbiamo Pimpi. Oh, che tenero. No, vabbè, ragazzi, è super tenero. Tenerissimo, mamma mia, adorabile, adorabile. Cascano tutti, vabbè ragazzi, cascano tutti. Mettiamoli già distesi, già capito. Mettiamoli distesi, così dopo ve li faccio vedere dall'alto. Ecco, e abbiamo trovato la soluzione ai problemi dello stare in piedi. Ecco, così sono tutti contenti. Andiamo al 15. Paperina! Boh, che brutta! Mamma mia, non mi piace per niente, è orrenda! Bruttissima! No, vabbè, proprio... no, vabbè, proprio brutta, non mi piace per niente! Mamma mia! Andiamo al 16! E abbiamo Paperino versione natalizia! Questo mi piace tantissimo. Cioè che poi alla fine, no? Sì, è lo stesso, è identico. Però un attimino con più dettagli lo rendono super carino. Quindi super super carino, mettiamo un Paperino qui sopra. 17. Qua c'è una cosa. Boh. Abbiamo Chop. Con due, no, quante ghiande? Tre ghiande, ovviamente. Super mangione. Carino. Quindi abbiamo Chip e Chop. 18. Oh, questa è una cosa grande. Penso che sia magari un personaggio fatto a biscotto, credo. Infatti. Oh mio Dio, è Minnie. No, credo che sia, sì, è Minnie, perché ha le ciglia, ma è brutta, proprio brutta, cioè... Allora, i dettagli sono molto belli, guardate i vestiti, sono super belli, però non lo so, con questa boccaccia così sembra veramente che siano arrabbiati, tristi, mamma mia, brutti, brutti, spero che siano gli ultimi fatti così. Andiamo al 19. Allora, sicuramente manca ancora Winnie the Pooh. Sicuro.
E poi non lo so. Ah! Tu Santa North Pole. Abbiamo un altro Pluto. Che questo sarà Pluto versione... No. Allora. Questo lo metterei... Dove lo potrei mettere? Versione casa, che costruiscono l'albero, mentre questo che escono. Quindi anche qua poi Paperino lo metterò qua con gli addobbi sempre, che allestiscono casa per Natale, insomma. Andiamo al 20. Paperina. Ragazzi, qua mi piace molto di più. Guardate che carina. Cioè, no, qua è proprio brutta, ma è proprio brutta. Invece qua la adoro, mi piace. Mettiamola vicino a Paperino. Anche se questa mi sa più una paperina che è fuori, quindi la metterei quasi qui, vicino a Minnie, che va per le case a fare i canti di Natale. Non lo so. Mi invento le storie. Andiamo al 21. Una mini classica, deduco. Sì, mini classica. Super carina. Super, super carina. Mettiamola vicino al topolino. 22. Winnie the Pooh. Carino. Diventa fuoco. Super carino. Con un occhio rovinato, scricciolo. E i sacchi di regali. Troppo cute. Mancano gli ultimi due, ragazzi. Chi saranno? Abbiamo Pluto, versione Natale. No, Pluto, ce l'ho fissa. Pippo! Pippo, versione Natale. Bellissimo, mi piace tanto perché ha il senso del movimento. Guardate le orecchie che vanno verso destra. Molto carino. Mettiamolo qui e siamo arrivati purtroppo all'ultima casellina, il 24. E ragazzi, non ho la più pallida idea di chi potrebbe essere. Spero non un altro di questi biscotti perché sono orrendi. Chi potrebbe essere? Vediamo. Allora, di Winnie the Pooh mi pare che siano tutti. O potrebbe essere un Paperino, versione, diciamo, uscita. Altri non mi vengono in mente. Apriamo. Allora, Natale. No, abbiamo un topolino Babbo Natale. E questo dove lo si mette? Lo mettiamo insieme a Pluto, che fa coppia con Pluto. Avrei preferito un Paperino vestito un attimino più elegantino, però insomma non è da Paperino effettivamente. Ed eccoli qua tutti quanti. Versione natalizia. Versione classic. E Winnie the Pooh. Sì, è un po' strano effettivamente. Cioè i personaggi classici uniti a Winnie the Pooh, che vabbè, li hanno messi per Natale, ci sta, però sì, effettivamente, non lo so, li vedo un po' fuori posto. Allora, che dire, tutto sommato sono molto contenta di averlo acquistato, perché sono molto ben fatti. Alcuni non mi piacciono, come vi dicevo, questi qua dei... se non fossero Funko, giuro, li butterei via, perché li trovo veramente bruttissimi, ma proprio, cioè, non mi piacciono per niente. Non so neanche se venderli, perché li trovo veramente brutti, non mi va neanche di metterli in esposizione, cioè, li trovo veramente brutti. Anche se, come vi dico prima, qua sono veramente i vestiti, sono super dettagliati, sono stupendi, non mi piacciono per niente, però, vabbè. Per il resto, invece, sono veramente belli. Mi dispiace un po' il fatto che comunque Topolino sia ripetuto così tante volte
Però sono veramente belli. Quindi io farei quasi una teca con loro insieme ai personaggi di Winnie the Pooh, direi. E una teca con i classici. Perché sì, una teca natalizia, perché quella natalizia la tengo solo durante il periodo di Natale esposta. Quindi questi qua che vedete. Mentre la teca più piccolina, questa, si può tenere tutto l'anno. Bello. Comunque sì, sono veramente soddisfatta. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo calendario? Avete anche voi qualche critica, diciamo, su come l'hanno realizzato? A me, sinceramente, dispiace che non hanno, tra virgolette, spoilerato qualcosina in più. Perché quando l'ho acquistato, vedendo comunque Topolino, Paperino e Pluto, a Natale, diciamo, avrei pensato che fossero un po' tutti a Natale. Ma appunto non è così, non che mi dispiaccia, però insomma, boh, potevano forse fare qualcosa di diverso. Invece vorrei fare una proposta, ma non mi ascolterà nessuno. Mi piacerebbe tantissimo trovare il prossimo anno, ormai perché quest'anno ormai quelli che hanno fatto presumo siano quelli, questi qua, insomma. Tantissimo un calendario dell'avvento delle principesse Disney Mini Pocket. Sarebbe veramente wow! Visto che hanno fatto la serie Ultimate Princess e la stanno continuando a realizzare con altre principesse, in teoria adesso dovrebbe uscire Elsa e un'altra principessa, non mi ricordo quale, non è Anna comunque, l'ho vista l'altro giorno. Sarebbe molto carino farla in versione pocket, tanto comunque le fanno in pocket, ne ho già viste. Perciò, insomma, sarebbe veramente una buona idea. Oh, signor Funko, proposta per il prossimo anno, chissà. Bene, ragazzi, quindi per questo video è tutto. Io vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, e poi se vi è piaciuto il video mettete un bel like. Un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!